Provvedimenti importanti perché credo che siano un primo passo verso quell'impegno che ci eravamo assunto di migliorare in modo sostanziale le case pubbliche, diciamo le case popolari, e dall'altro lato per venire incontro all'inserimento dei disabili. Credo che siano due provvedimenti belli. Evidentemente perché sappiamo amministrare bene, perché siamo bravi, perché abbiamo cercato, adesso poi parlo io, ma questi sono evidentemente risultati che provengono in gran parte dalla vecchia amministrazione, perché hanno saputo gestire bene denaro pubblico, hanno saputo tagliare dove era necessario tagliare. Penso che sia quello che dicevo in aula la prova che il modello lombardo dovrebbe essere preso ad esempio del modello Italia. Una volontà di collaborare insieme per quelli che sono alcuni dei punti fondamentali, primo fra tutti quello legato all'autonomia, alla volontà di mettere insieme le nostre forze per ottenere più presto possibile completamento della riforma dell'autonomia, ma poi per metterci insieme e spingere su tutti quelli che sono argomenti di interesse dei territori reciproci e rispettivi. Io credo che già questi sono passi che vanno in quella direzione, perché il fatto di andare a ristrutturare, quindi dare la possibilità di assegnare a nuovi occupanti legittimi le case, vada nella direzione di escludere d'altro lato l'occupazione di abusivi. Ecco. Sono passi che questi di nostra competenza, purtroppo non è la regione che può occuparsi direttamente della sicurezza, ma che vanno nella stessa direzione che auspichiamo ritorni ad essere portata avanti dalle autorità. Adesso abbiamo visto anche che su Milano si sta muovendo qualcosa, sono state delle liberazioni di occupazioni abusive, mi sembra che siano tutti segnali importanti.